E da qui comincia una nuova avventura. Scendo dal bus, sono le 6 di mattina e ho visto che sono molto vicino al santuario di Fatima, quindi subito tappa lì. Già molto caratteristici i nomi degli hotel indicati qua vicino. Primo incontro con Pio XII e sono arrivato alla zona del santuario. Statua dall'altra parte dedicata a Don José Alves, José forse Alves Correira da Silva, il primo vescovo di questa zona, di questa diocesi. Ecco, e da quest'altra parte della piazza si vede laggiù in fondo il santuario vero e proprio. Questo di spalle potrebbe essere Giovanni Paolo II, vediamo se ci ho preso. Esatto, è proprio lui. E completiamo il giro con Paolo VI, sono le quattro statue ai quattro lati della basilica. E come speravo, anche se ormai mi avevano abituato a tutt'altro, lì sotto c'è una celebrazione in corso, quindi vuol dire che già a quest'ora c'è qualcosa di aperto. Deve essere appena terminata una messa probabilmente e quello è un gruppo di pellegrini colombiani, anche loro diretti a Lisbona. Erano qui un attimo fa. Consigli di sopravvivenza: i bagni pubblici spesso hanno delle prese, basta solo cercarle, così non si rimane a secco. Il sole è sorto, ma è ancora freschino. Intanto ho incontrato un gruppo di peruviani, anche loro che andranno a Lisbona prossimamente, mi hanno detto che qua in zona hanno pernottato con i sacchi a pelo, ci sono altri con le tende, quindi penso di aver trovato anche un posto dove dormire stanotte, devo capire dov'è, ma mi hanno detto che si può chiedere dentro, non so, non sono stati chiarissimi, però comunque direi che lo trovo. Altre missioni della giornata, ovviamente, vabbè, domenica direi che di domenica trovare una messa a Fatima sia la cosa più facile di questo mondo, come trovare un pagliaio in un ago, insomma, l'esatto contrario dell'ago nel pagliaio. E poi documentare un po' la storia del posto. Ho già preso e letto un opuscolo da quel totem che si vede lì, arancione, eccolo lì, lo sto indicando, e, è dedicato ai giovani che andranno alla GMG, ci sono in varie lingue, c'era anche in italiano, è raccontata un po' tutta la storia riferita a questi luoghi, quindi in base a quello farò un piccolo resoconto. Altre missioni, se così si può dire, è quello che mi è stato richiesto. La missione principale è la preghiera. Per tutti quelli che ne hanno fatto domanda, per tutti quelli che ne hanno bisogno, e anche alcuni gesti concreti devozionali, come accendere candele o anche è stata richiesta una fotografia che non ho, mi farò stampare da mettere ai piedi della Madonna per una richiesta di una grazia. E poi, insomma, lassù sanno meglio di me e meglio di noi di che cosa abbiamo bisogno. La comodità del POS per le candele. La scomodità sarà che con i 10 euro che mi avevano dato e che quindi ho speso qui tutto self-service, tutto anche stile self-service degli onesti, come quello che facevo una volta, si basa tutto sulla fiducia. Prendi e paghi quello che prendi. Dicevo, la scomodità sarà che con 10 euro ne prendo una quantità industriale di candele. O prendo tre di queste qua enormi più una piccola, oppure vediamo. Oppure ne prendo tante piccole, tipo ne potrei prendere 10 di queste qua. Boh, adesso ci penso un attimo. Questa è la combinazione che ci andava più vicina, erano 9,90 al limite. Lasciato qui 10 centesimi in offerta extra.
Allora, i candeloni grandi vanno dietro. Si accenderà. Ok, sta prendendo. E queste sono le candele già accese. Ora termino la missione che mi è stata assegnata. Ho sempre ricordato Fatima come un posto tranquillo anche fuori dal luogo più sacro, dal luogo dove si viene a pregare. Il quale luogo è la Cova dei Ria, questo spiazzo dove ci sono state le prime apparizioni. Le apparizioni appunto sono avvenute dove adesso sorge questa piccola cappella dove c'era la messa stamattina, dove adesso c'è un'altra messa in un'altra lingua. E penso che le messe siano un po' a ciclo continuo lì dentro. Là dietro c'è la Basilica della Beata Vergine del Rosario, diciamo forse il luogo più iconico di Fatima. E dall'altra parte la Croce Alta, che è stata rifatta di recente ancora più alta, e quella di prima adesso è conservata in una chiesa, non mi ricordo esattamente dove, comunque da un'altra parte. E là in fondo la Basilica della Santissima Trinità, costruita successivamente per poter ospitare molte più persone. Ecco, alcune precisazioni che ho trovato: la Croce Alta attualmente è di 34 metri, quella precedente che era di 27 metri, e si trova in questo momento nel Santuario di Cristo Re ad Almada, nella diocesi di Setúbal. E per quanto riguarda invece la capienza della Basilica della Santissima Trinità, sono 8.500 posti a sedere. La storia molti la conoscono, era la prima guerra mondiale e tre pastorelli, Francesco, Giacinta e Lucia, erano giovanissimi. Pare di ricordare che Giacinta avesse 6 anni, Francesco 7 e Lucia 9 forse. Questo a memoria, dopo magari controllo. Ebbero l'apparizione di un angelo per diverse volte finché non fu detto loro di recarsi proprio qui alla Cova dei Ria. E appunto dove vi ho fatto vedere un attimo fa, qui nella Cappella delle Apparizioni, il 13 maggio del 1917 apparve la Madonna, e questo per altre 6 volte ogni 13 del mese. Ci sarebbe da dire tanto sui messaggi che furono dati a questi bambini e anche su come loro reagirono e come reagì anche la gente del posto, perché all'inizio non furono creduti, ebbero anche dei trattamenti piuttosto disumani dalle autorità locali, anche ecclesiastiche, e la loro forza, soprattutto a quella età, fece capire che effettivamente qualcosa di vero c'era. Poi i miracoli che accaddero qua in zona furono una prova ulteriore. Nei messaggi fu predetta anche la seconda guerra mondiale e altri segreti che furono rivelati successivamente. Uno è stato in qualche modo ricondotto all'attentato di Giovanni Paolo II, anche se è un po' riduttivo dire che il terzo segreto era solo quello. Insomma, è un po' tutta la Chiesa che soffre. E a proposito delle sofferenze, appunto, anche la forza di questi bambini fu molto grande nel sopportare le grandi sofferenze che furono inferte loro, e anche delle malattie che dovettero
sopportare. Tra l'altro, i due più piccoli morirono anche molto giovani. Tutte queste sofferenze, con il sostegno di Maria e l'aiuto di Dio, furono offerte per la salvezza dei peccatori. Questo era quello che era stato espressamente richiesto a loro, di pregare per la conversione dei peccatori, pregare così intensamente anche appunto da poter sopportare dolori fisici e psicologici. Questo è un po' il riassunto a grandi linee. Adesso andiamo a vedere qualche altro luogo. Oggi però non si sono messe in italiano, ho guardato il programma della giornata, ne hanno celebrato un in mandarino poco fa, poi vabbè, portoghese tante, inglese, spagnolo, però in italiano non l'ho trovata. Va bene, ce n'è una alle 9, là mi pare sarà il portoghese lì alla Santissima Trinità. Sono le 8:40 quasi, magari vado lì. Sembrava effettivamente che ci fosse qualche problema di orario, era il telefono che era rimasto impostato sul fuso orario della Spagna, per questo che mi mandava un'ora avanti. Sono le 7:40 adesso. Qui sono al piano di sotto, questa è la Cappella della Risurrezione, e qui a destra adesso entro per fare un po' di adorazione. La Cappella del Santissimo Sacramento, dove è esposto tutto il giorno, ovviamente dentro massimo silenzio. Questo grande sotterraneo dove abbiamo visto le due cappelle prima, c'è la Cappella della Morte che in questo momento è chiusa e la Cappella della Riconciliazione, che è quella dove sono in corso perennemente, direi, le confessioni. Esatto. Lungo tutte le pareti si possono vedere episodi biblici stilizzati. Non solo biblici, questo mi fa pensare a San Paolo caduto da cavallo, che non c'è nella Bibbia, ma è comunque nell'iconografia popolare. Parte tutta dedicata a San Paolo, come c'è scritto lì sotto. Qui indubbiamente, quando diventò cieco, fu accompagnato da Anania. Qua forse quando lo accusavano di essere un persecutore. Potrebbe. Si risale verso la luce e verso la basilica. Suggestivo anche questo pertugio per la risalita. Insomma, la cova dei Ria nello spiazzo. O buon Gesù, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Qui molto spesso si prega tutti insieme, anche solo passando di qua. Non solo Napoli, questo è un negozio di articoli di arte sacra. Ed è immancabile anche la maglia di Ronaldo. Sì, però anche tu, ti sembra il caso di dormire con la maglietta di Sforza? E quella di Ronaldo era finita. Vabbè, quello era un altro. Qui dal parcheggio degli autobus dei giovani convenuti per la GMG mi avevano detto che ci sarebbe stata anche una tensostruttura per ospitare tutti i giovani, anche in materassi o affini. E non l'ho trovata, ma in compenso ho trovato dei campeggiatori che mi hanno detto che comunque si può lasciare la tenda qua. Allora ho aperto e questa sarà la mia camera la prossima notte, direi anche oggi pomeriggio, perché sono anche un po' stanchino e debilitato. Per quello che ho potuto, ho provato a sfruttare
l'erba alta, quel segreto che ho scoperto durante il cammino, anche se qua non ce n'è tanta. Intanto ho trovato anche il punto giovani, il villaggio dei giovani in occasione della GMG, insomma queste tensostrutture che sono state messe in piedi con anche i moduli per i bagni in questi giorni. Qua dietro c'è anche il dormitorio. Anche la messa viene celebrata nel piazzale con il Vangelo letto in quattro lingue diverse, c'è anche l'italiano sto giro. L'interno della Basilica della Beata Vergine del Rosario. E l'interno della Basilica della Santissima Trinità. Terminata una messa per alcuni gruppi di giovani in partenza per la GMG. E c'è già un po' di clima da GMG qua in mezzo. Preparando la processione, qualche candela è già accesa, siamo in tanti, più del solito penso, è sempre molto partecipata ma difficile come in questi giorni. Tre diversi paesi, uno di Spagna, 10 degli Stati Uniti, 2 di Francia, 1 di Olanda, 2 di Israele, 1 di Italia. 2 do México, 2 do Peru, 2 da Polônia, 1 do Reino Unido e 1 de Taiwan. Cari fratelli e sorelle de língua italiana, il Signore sia con voi.
Abbiamo ricevuto da poco la benedizione, nel frattempo si è alzato un vento abbastanza fastidioso e contavo di rimettermi completamente in sesto entro domani, sentite dalla voce che già, vabbè, però vabbè, tutto sommato sono 3 giorni che il meteo un po' avverso mi fa sti scherzetti, ma resisto, non ho problemi. E domani sarà il giorno in cui mi sposto a Lisbona, ancora non so come, ma domani lo impareremo. Intanto da Fatima è tutto, concluderò domattina con la messa alle 8, perché c'è, ho visto che ce n'è una in italiano, tutto quello che c'era da raccontare ormai l'ho raccontato. Ci rivedremo con la GMG di Lisbona e l'avventura che continua. Buonanotte a tutti!